1329 muore Roberto I de Bruce, re di Scozia, ricordato per la sua leggendaria vittoria sugli inglesi a Bannockburn nel 1314. 1535 John Fisher, vescovo di Rochester, viene processato per tradimento e poi giustiziato il 22 giugno. 1628 la Petition of Rights, uno dei documenti costituzionali più famosi d'Inghilterra e di pari valore alla Magna Carta, riceve l'assenso reale da Carlo I. 1761 nasce John Rennie, ingegnere civile scozzese e progettista del London Bridge. 1778 nasce George Bryan Brummell, comunemente noto come Beau Brummell. Era una figura iconica nell'Inghilterra della Reggenza ed è accreditato di aver introdotto e stabilito come moda l'abito da uomo moderno, indossato con una cravatta. 1811 nasce James Young Simpson. Scoprì le proprietà anestetiche del cloroformio e le introdusse con successo per uso medico. 1862 il Regno Unito e gli Stati Uniti decidono di sopprimere la tratta degli schiavi. 1906 il transatlantico Lusitania viene varato presso il cantiere navale John Brown a Clydebank in Scozia. All'epoca era la nave da crociera più veloce e più grande del mondo. 1929 Margaret Bonfield diventa la prima donna ministro, come ministro del lavoro di Ramsay MacDonald. 1935 Stanley Baldwin, conservatore, succede a Ramsay MacDonald come primo ministro. 1939 Re Giorgio VI diviene il primo monarca britannico a visitare gli Stati Uniti d'America. 1940 nasce Tom Jones, ha venduto oltre 100 milioni di dischi e ha ottenuto 36 successi nella top 40 del Regno Unito e 19 negli Stati Uniti. 1977, più di un milione di persone a Londra assistono all'inizio delle celebrazioni del Giubileo d'argento della regina. 1990, Francia, Germania Ovest e Italia revocano il divieto di carne bovina britannica dopo aver raggiunto un accordo a Bruxelles. 1991, Bill Morris diventa il primo leader sindacale di colore nel Regno Unito, essendo eletto segretario generale del Sindacato dei Trasporti e dei Lavoratori Generali. 2019 Theresa May si dimette ufficialmente dalla carica di leader del Partito Conservatore.